questo sfondo giallo e con questa maglietta abbastanza discutibile per rispondere al tag delle 100 domande. È un tag molto vecchio che io sappia.
Essere lasciati. Si spera nessuna delle
Verrebbe magari quasi scontato PlayStation, quindi a primo impatto direi computer, ma solo perché non ho la PlayStation. Quindi magari, cioè, se avessi la PlayStation avrei scelto quella. Non lo so sinceramente, però per adesso nelle mie condizioni dico computer. Giorno della settimana. Su Netflix assolutamente The Circle, America, Francia, Brasile, ce ne sono questi tre, è assolutamente il mio reality preferito. Poi telefilm preferito, quindi non so, possiamo dire film, serie TV normale, di serie TV, telefilm, non so cosa intendo.
Più spesso CAZZO. Poi la frase che dici più spesso, e con questa domanda poi siamo a metà, frase che dico più spesso. Allora, potrebbe essere una cosa che io dico sempre a scuola. Allora, non è una frase, sono due parole, però sono comunque una frase. Io la dico sempre a scuola, infatti è diventato famoso in classe il mio of course, e mi sfottano anche, però vabbè, è divertente. Quindi direi questa. Allora, poi c'è cosa odi e chi non sopporti. Allora, odio le persone false. Persone che ti usano per avere qualcosa, oppure le persone di cui ti fidi e che poi ti tradiscono, ecco. Chi non sopporta, non sopporto queste persone. Va bene come risposta? Penso di sì. Allora, qual è la cosa più bella che esiste?
stesso
Adesso arrivano le domande. A che età hai dato il primo bacio? A che età la prima volta? Non c'è stato il primo bacio? Non c'è stata la prima volta. Poi, altra doppietta decisamente strana. Nome preferito e nome che ho. Posso dire i nomi americani, quindi Nick, Jake, Carlos, non lo so, nomi di questo genere americani direi, mentre nomi che odi, non odio nessun nome, cioè come fai ad odiare un nome? Non lo so. Meglio che se fai questa cosa poi te ne penti, cioè già lo sai, allora non farlo, provare sarebbe anche giusto, quindi non lo so, io direi dipende dalla situazione, io calcolerei un attimino prima le scelte, le opzioni possibili, poi deciderei. Credi nel destino? Sì. Credi in Dio? Diciamo di sì. Sangue freddo, sangue caldo. Io penso caldo. Non lo so, penso di sì però. Inverno o estate? Allora, sono belli entrambi. L'inverno è la mia stagione. So chiedere scusa. Sei permaloso? Assolutamente sì. Cosa cambieresti di te stesso? Il mio carattere. Io sono anche una persona che si arrabbia subito, si arrabbia molto facilmente. Quindi basta poco veramente per farmi arrabbiare e cambierei questa cosa. Hai mai rubato? Forse da piccolo. Di sì. Sei felice? Che bella 90, la 91. Diciamo di sì, facciamo quel che possiamo per essere felici. Vorrei essere molto più felice, però per adesso è così. Poi siamo in dirittura di arrivo. Vuoi avere figli? Matrimonio.
Lasciato